Buonasera a tutti. Quella di stasera è la terza, è l'ultima delle tre serate dedicate al viaggio in Sardegna attraverso i libri, che abbiamo organizzato in collaborazione con il Circolo Grazia dell'Età. Abbiamo scelto di intitolare queste serate Un altro viaggio in Sardegna, proprio nell'intento di condividere le suggestioni di scrittori sardi e non che negli anni hanno raccontato l'isola. E lo faremo in compagnia ancora una volta di Andrea Cabassi e Antonio Pirisi del Circolo Grazia dell'Edda, che ci condurranno in questo itinerario letterario. E giocando su questa alternanza di voci, una voce narrante, più descrittiva e discorsiva, mentre l'altra rappresenta la voce della letteratura, quindi con continue incursioni sia da classici della letteratura, sia da classici moderni che da scrittori più contemporanei. La prima tappa era lo sbarco nel nord dell'isola, quindi per poi proseguire nell'entroterra sardo, nella Barbagia. E oggi concluderemo con il sud dell'isola, iniziando prima con delle riflessioni sul concetto di confini, di insularità con Paolo Fresu, per poi proseguire questo viaggio nel Campidano di Cagliari, con le riflessioni di Lorenz, di Vittorini, ma anche di Flavio Soriga. E proseguendo poi, arrivando fino a Carbonia e al Medio Campidano, con le impressioni e le suggestioni di Elio Vittorini, per poi spostarci nel Campidano di Oristano con Soriga e concludere questo nostro itinerario letterario con le parole di Sergio Azzeni e il suo Passavamo sulla Terra Leggeri. Grazie. La tromba di Fresu che c'è qua. Hanno su di me un'influenza particolare. Il primo confine era quello delle terre dei nostri vicini a Tuconi, che erano quattro. Domenico Sanna che ci offrì il passaggio della strada perché potessimo raggiungere Tuconi dalla vecchia strada provinciale, i Piga e i Meloni dalla parte di Trotto, mio zio Attilio a Baiduattu e soprattutto i fratelli Addis, con i quali la nostra terra confinava dalla parte della vigna e dell'orto. Era la loro terra da trarmi, per via di una pietra enorme che sembrava un viso e che tutti chiamavano Snodo e Sommine. Provavo un'attrazione atavica per quella pietra che mi faceva fantasticare storie incredibili, capaci di alimentare il mio racconto dell'infanzia. Confine era per me sinonimo di mistero e di scoperta, quella della terra dell'altro, terra capace di nascondere chissà quale segreto e che io valicavo con trepidazione e coraggio. Da grande, poi ho toccato con mano il confine del mare e lì ho capito il senso e il concetto della perimetralità e dell'isola. C'è poi un viaggio all'interno dei confini più vasti, confini vecchi e nuovi. Ieri erano quelli dell'Italia del Sud che facevano quarantena a Ellis Island, guardando stupiti i grattacieli di Manhattan che crescevano a ritmo vertiginoso e oggi sono altre migrazioni in cui il viaggio è andare per mare, perché è sempre l'acqua a cingerci. Per questo il termine confine per me sa di Sardegna, perché è un avere continuamente a che fare con perimetri, bordi e tangenti, che sono propri dell'insularità e racchiudono segni e sensi linguistici e antropologici, sociali ed economici, faunistici e topografici. Sono dunque altrettanti confini di una Sardegna continentale fatta di volti e di parlate, di sapori e di odori, di colori e di pensieri che cambiano repentinamente da bidda a bidda e da città a città. Quando salimmo si scorgeva lontano il profilo appena accennato della terra, più trasparente di una perla delicata. Era già la Sardegna. Magnifiche sono le alte terre viste dal mare, quando sono lontane, molto lontane,
e trasparenti e spettrali come banchi di ghiaccio. Questa era la Sardegna, incombente come ombre seducenti in mezzo al mare. Ed ecco, d'improvviso, Cagliari, una città nuda che sorge ripida, ripida e dorata, ammucchiata spoglia dalla pianura verso il cielo, al vertice della vuota insenatura informe. È strana e un po' incantata, non ha nulla di italiano. La città si ammucchia verso l'alto, è nobile e quasi in miniatura, e mi fa pensare a Gerusalemme, senza alberi, senza riparo, sorge così un po' nuda e fiera, remota come se fosse rimasta indietro nella storia, come la città di un messale monastico miniato. Ci si domanda come sia capitata qui, e sembra Spagna o Malta, non Italia. È una città ripida e solitaria, senza alberi, come un'antica miniatura, ma ha pure qualcosa del gioiello, un nudo gioiello d'ambra che si apre improvviso, a rosa, nel profondo dell'ampia insenatura. L'aria soffia fredda e pungente, il cielo è tutto bruni, e quelle Cagliari, ha uno strano aspetto, come se si potesse guardarla ma non penetrarvi. È come una visione, un ricordo, qualcosa di tramontato. Impossibile poter veramente camminare in quella città, metterci piede o mangiare e riderci. Ah, no, eppure le navi scivolano sempre più vicino e stiamo cercando il porto. Di Cagliari si è scritto moltissimo, ma nella gran parte di questi scritti, sia romanzati che dialistici, gli autori usano in prevalenza un aggettivo per riferirsi a questa città, diversa. La prima cosa che si nota è una somiglianza, più che una diversità. Come Roma, Istanbul e Lisbona, la città è costruita su sette colli, presentando una conformazione urbanistica obbligatoriamente bizzarra, che costituisce però anche il suo punto di forza. Un elemento di diversità è il rapporto sereno della città con il suo porto, ha il miglior salotto proprio nei quartieri antistanti il mare. Ad arrivarci in mare sorprendono le facciate dei palazzi in stile gotico aragonese schierati come in parata, tra i quali spiccano la facciata in marmo bianco e i mosaici d'oro del Palazzo Civico, con i suoi torrioni ottagonali decorati di sculture. Si vede qualche viso affascinante a Cagliari, quei grandi occhi scuri, senza luce. Ci sono occhi scuri e affascinanti in Sicilia, grandi e lucenti, con un guizzo impudente di luce e un bizzarro roteare e lunghe ciglia. Gli occhi dell'antica Grecia, per certo. Ma qui si vedono occhi di un'oscurità morbida e sorda, tutta velluto, da cui nessun diavoletto si affaccia, e c'è in loro qualcosa di più misterioso e antico, di prima che l'anima prendesse coscienza di sé, prima che nascesse nel mondo lo spirito della Grecia. Remoti, sempre remoti, come se il segreto fosse nel profondo della cavità e mai affiorasse. Si cerca in quelle tenebre per un secondo, finché dura lo sguardo, ma non si riesce a penetrare fino alla realtà. E oltre alle riflessioni di Lawrence, però, andiamo a Cagliari insieme a Soriga, con un improbabile consulente per un'improbabile guida. Nuraghe Beach, Cagliari, Castello, Villanova, Stampace, Marina e su Poetto. Aspetta, cugino, mi sa che prima ti ho dato dei suggerimenti sbagliati. Cioè va bene cominciare dall'inizio, da Cagliari, da questa città che è la porta della Sardegna, anche se gli italiani credono che sia Olbia, l'aeroporto Costa Smeralda, e invece quella è un'altra porta, di un altro luogo. Ma insomma, la capitale è Cagliari, non c'è dubbio, e quindi devi cominciare da qui. Però forse devi farlo senza ironia, cioè senza sarcasmo. Le guide sarcastiche, chi le vuole leggere? Comincia seriamente con qualche notizia utile. Aspetta. Riproviamoci, puntuali, ordinati. Cagliari, capitale dell'isola di Sardegna, situata nel sud della medesima, nel centro del golfo omonimo, città spesso ventosa e sempre inondata di luce, con un quartiere murato che lo sovrasta, il Castello. Bellissimi quartieri di Stampace, Villanova e Marina, colli e castelli, 150.000 abitanti più l'Interland, e si arriva a mezzo milione di cristiani.
la sera escono tutti in centro, quindi parcheggio non ce n'è mai in centro. Questo scrivilo che è utile, non si sa mai che vogliono uscire il venerdì sera in centro in macchina i lettori della tua guida, pensando che in Sardegna non c'è nessuno e trovi sempre parcheggio, poi restano tutta la sera bloccati in Valle Regina Margherita a cercare un buco per il BMW e Zero Martini all'antico caffè. Allora, città dai molti ristoranti, alcuni dei quali concentrati nel popolare quartiere di Marina, proprio davanti al porto, in uno dei quali, narra la leggenda, Manu Chao va sempre a pranzo quando è in città, e De Gregori. Questa non è una leggenda perché l'ho visto io, cugino, uscendo dalla trattoria di Lillicu, De Gregori, e anche Caposela con la fidanzata. Però non so se questo è interessante. Ci saranno in ogni città d'Italia, immagino, uno o due ristoranti dove va a pranzo Caposela quando è in, quella città. Comunque, ristoranti eleganti, trattorie carrozze, kebabari economici, pizzette al taglio, c'è tutto a Cagliari, non manca niente. Questo scrivilo nel caso che qualcuno creda che a Cagliari passiamo i pomeriggi a sgozzare capretti e agnelli per le nostre cene sarde, tutte le sere attorno al cammino. Scrivilo che a Cagliari in via Bambino c'è un tizio che fa un couscous buonissimo, nemmeno a Bologna in via del Pratello. Shopping. Negozi di Antonio Marras non ce ne sono. Negozi di sarti barbaricini, di vestiti d'orbace, di camicie bianche etniche, non ce ne sono. Negozi di artigianato sardo e di gioielli sardi, ce ne sono, per i turisti. Un cagliaritano che si compra una fede sarda, io non l'ho mai visto, ma magari mi sbaglio. Il negozio di Antonio Marra, se fossi l'assessore al turismo di Cagliari, costringerei lo stilista ad aprirlo, per forza. Se lo stilista algherese più famoso del mondo, aiuto ad aprire il negozio a Cagliari, in via Roma. Altrimenti cosa sei, sardo per niente? Cioè, il lunedì a dire il vero ce n'è di parcheggi, quelli che vuoi. Il lunedì a dire il vero prende male a volte Cagliari, che non c'è nessuno. Allora, Cagliari e il turismo. Non ci passa nessuno dei turisti a Cagliari perché non c'è il mare. Che poi non è vero perché c'è il mare. Ma certo non è la spiaggia di Chia, né quella di Villa Simius, né quella di Olosei. Quindi i turisti la dribblano Cagliari, puntano decise alle spiagge famose. Però la spiaggia c'è come a Cagliari. Zuppoetto. Chilometri e chilometri di spiaggia, chioschi, ragazze sempre abbronzate e famigliole estive, che un tempo era bella come Chia, Villa Simius o Rosé, e nessuno lo può negare. Poi qualche politico ha deciso che la spiaggia stava scomparendo e bisognava trovare una soluzione. E la soluzione l'hanno chiamata ripascimento. E per ripascere hanno dragato sabbia grigia dai fondali e il poeta è diventato Rimini. Non proprio Rimini, ma neppure più Chia. Però hanno cominciato a farci le feste di notte, quelle grandi, con rocker famosi e lo sponsor. Poi hanno detto che la sabbia sarebbe tornata bianca, che bastava aspettare. Magari è vero, magari in 2 o 3 mila anni diventa bianca. Scrivilo che non si può negare questa speranza, ma per il momento, più o meno, Rimini. Il treno correva sulla malarica pianura vicino al mare, superando palme striminzite e edifici simili a moschee. Ad un passaggio a livello balzò fuori, impetuosa, la guardiana con la sua bandiera rossa, e ci inoltrammo nel primo villaggio. Era fatto di case di mattoni cotti al sole, di spessi muri di mattoni attorno agli orti, con la cima coperta da embrici a protezione dalla pioggia. Ma presto cominciamo ad arrampicarci sulle colline e presto le coltivazioni si fanno intermittenti. È straordinario come queste colline fitte d'erica che ricordano la brughiera scendano fino al mare. Straordinario come sono desolate, deserte le vaste distese della Sardegna. Sono selvagge, a macchia d'erica di corbezzoli e una specie di miato alto fino al petto. È come la Cornovaglia, come la regione occidentale della Cornovaglia. Qua e là, in lontananza, contadini lavorano nel paesaggio deserto. A volte è un uomo solo, in lontananza, che spicca vivacissimo nel costume bianco e nero, piccolo e distante come una gazza solitaria, e stranamente nitido. In questa visione c'è tutta la strana magia della Sardegna. Ma è ancora Soriga a portarci con l'improbabile cugina dentro al Campidano. E adesso, cugino, siamo in Campidano e tu lo sai che nel nostro paese, con quelli di Capoterra, si fa rissa alle feste. Ma con attenzione, perché vincono sempre loro.
Con quelli di decimo mano non si parla, perché a decimo mano arriva il capolinea del bus più estremo di Cagliari, il numero 9, e questa cosa che un bus cittadino arrivi fino al centro del loro paese, gli dà modo di considerarsi come dei quasi cittadini quelli di decimo mano, come se decimo mano fosse più o meno alle porte di Cagliari o una parte della città stessa. Con quelli di Elmas mai fare affari, perché sono delle volpi. Con quelli di Assemini si può andare d'accordo, purché non si parli di panada, perché sono convinti di saperla fare solo loro la panada, e invece da noi è 100 volte meglio, neanche a parlarne. Con quelli di Decimo Puzzo non si può parlare, perché sono storti, ma soprattutto con quelli di Decimo Puzzo non fidanzarti mai, che non c'è bisogno di dire altro. Con quelli di Villa Speciosa non c'è ragazza a Villa Speciosa. A Sperate pesche, a Villa Cida un prosciutto, a Villa Sorta petti, a Vallermosa latte di capra. Se incontri qualcuno di Samassi, chiedigli se è vero che Madonna una volta, prima di essere Madonna, ma comunque era Madonna, una volta è andata al Bigest a cantare. Dimostrati vagamente scettico e vedrai che quello ti giurerà, ma proprio su familiari e figli, che è così, proprio così, e che anzi, visto che sei tu, ti dirà un segreto. Che non solo è vero che ci è andata Samassi Madonna, ma lui, in persona, lui è anche toccato il fondoschiena a Madonna. A Burcei, ciliegie, a Sant'Adi, vino. A Milis arance, a Sasperate murales, a Guasila antropologi. E se metti insieme tutte le persone di Samassi e dintorni che sostengono di aver toccato il fondoschiena a Madonna durante quella sera che si è esibita nel Bigest di Samassi, anche immaginando che la toccata di fondoschiena sia stata particolarmente veloce, per esempio un mezzo secondo, e tenendo conto che comunque bisogna calcolare il tempo della mano di avvicinarsi e allontanarsi dal fondoschiena, quindi un paio di secondi, considerando nell'insieme i secondi impiegati a farsi toccare il fondoschiena da ciascuno dei samassesi e dei forestieri che le avrebbero toccato il fondoschiena, praticamente risulta che Madonna, quella famosa sera, non può aver fatto altro che farsi toccare il fondoschiena. Anzi, Madonna, che non era ancora Madonna, ma comunque era Madonna, dovrebbe aver trascorso a San Massimo non meno di una giornata intera, per tutto il tempo solo e soltanto facendosi palpare il fondoschiena. Perché adesso è Gramsci che ci terremo, ci sembrava doveroso citare. Dovete immaginarvi la Sardegna come un campo fertile e ubertoso, la cui fertilità è alimentata da una vena d'acqua sotterranea che parte da un monte lontano. Improvvisamente voi vedete che la fertilità del campo è scomparsa. Là dove erano messe ubertose vi è soltanto più erba bruciata dal sole. Voi cercate la causa di questa sciagura, ma non la troverete mai. Se non uscite dall'ambito del vostro campicello, se non spingete la vostra ricerca fino al monte da cui l'acqua veniva, non arrivate a capire che lontano, parecchi chilometri, un malvagio o un egoista ha tagliato la vena d'acqua che alimentava la fertilità ubertosa del vostro campo. A Villa Cido in primavera ci sono davvero le rondini. L'autobus mi ferma proprio in via Giuseppe Dessì, è un segno del destino. Mi accoglie un numero di anziani che parlano tra di loro in una parlata estremamente diversa da tutte quelle sentite finora nel mio viaggio. Allungano e stirano le parole i cidresi. Faccio due passi in questo piacevolissimo paesotto, tutto in ordine, tutto in armonia. Il libro che ha narrato più di qualunque altro Villa Cidro, paese d'ombre, è legato a doppio filo col monte che infatti manda l'ombra sul paese. 14.000 abitanti, un paese diviso tra Subicinau de Susu, vicino alla chiesa di Santa Barbara, e Subicinau de Bascio, vicino a Santo Antonio. Era la volpe che faceva udire il suo grido ogni notte a quell'ora, poco dopo l'Ave Maria, la stessa che rubava i capretti nel rione Castangias e si rifugiava poi nel Monte del Carmine,
dove si ritrovavano i resti delle sue vittime. In tanti anni i caprai non erano mai riusciti a prenderla, né con le tabbiole né con i cani. Un grido acuto, ondeggiante nell'aria come il volo del pipistrello, che faceva pensare al lamento inarticolato di una prefica. Ora giaceva sui ciottoli del torrente secco, tra i cespugli di oleandro coperti di polvere, e si ricordò di un'altra credenza di Nordio, secondo la quale, quando uno muore, gli spiriti entrano nella casa del morto e dei suoi parenti ed amici per accogliere e portar via i brandelli della sua anima, che, come bioccoli di grana, sono rimasti impigliati agli oggetti o tra i capelli delle donne. Villa Cidro è un paese delle streghe. Siamo Janas, possiamo essere bravissime o cattivissime. La chiesa campestre di Sukram è lo scenario migliore per questo argomento. Le leggende aiutano a capire molte cose, tanto che tutt'oggi le narrazioni tradizionali di cui è ricca la Sardegna farebbero invidia all'immaginario tolkieniano per la presenza di creature fantastiche, retaggio di culti scomparsi. I colefatte, le Janas, con i loro telai d'oro avrebbero abitato quelle che l'archeologia definisce più prosaicamente tombe protossarde. Folletti ed orchi avrebbero protetto i tesori dei nuraghi con sortilegi spaventosi. Le Panas, creature femminili morte di parto, così simili alle Banshees irlandesi, che lavano eternamente i panni lungo i fiumi, avrebbero succhiato il sangue ai neonati non battezzati, gelose della gioia delle madri che li avevano partoriti. Non si contano soprattutto i miti legati alle cosiddette streghe, le Kogas e le Strias, chiare testimonianze di un passato religioso sciamanico con tentacoli sorprendentemente recinti. Ma ai Glesias, dove i sardi lavorano nelle miniere, non ho visto più gioia né ruminio. Ho visto il nulla della fatica quotidiana. Fatica che serve a un tozzo di pane e un tozzo di pane che serve alla fatica, come di schiavi in una cava cartaginese. Visitando la fonderia era come tetra disperazione, che diavoli nudi sino alla cintola rimescolavano dentro i calderoni del piombo liquido. Uno ha sollevato su di noi il suo cucchiaione colmo di una gelatina rovente e per un attimo sentito passare nell'aria tutta la sua voglia di inferno di farlo frullare e inzaccherarci nella faccia. Abbiamo visitato anche un pozzo. Discendendo, le gallerie attraversate in corsa ci sparavano in testa e al fondo scorreva un'acqua impetuosa. Abbiamo girato con quei lucignoli portati a braccio teso, nell'acre notte dei sotterranei. Sottili travi nelle coltivazioni sostengono le volte. Un misterioso carrello, sospinto dall'altilà, rotola su binario e a tratti sode un calpestio furibondo, come d'un cavallo sepolto vivo. Risalendo verso nord, fino alla chiusura superiore del Golfo di Oristano, la meta da non saltare è l'area marina protetta di Sinis e l'isola di Mal di Ventre. Quella del Sinis è una costa meno selvaggia del Sulcis, ma i segni della presenza dell'uomo sono abbastanza discreti da offrire comunque lo spettacolo di spiagge intatte. Anche i fenicotteri rosa si sono innamorati della Sardegna, tanto che ormai da alcuni decenni hanno cominciato a nidificare nelle lagune saline, diventando stanziali. Prima si limitavano a transitare sull'isola, dove si fermavano per qualche mese per poi andare in Camargue, il loro punto di riferimento nel sud della Francia. Ed ecco allora che nel solo stagno di Molentargius qualche migliaio di fenicotteri si ferma per riprodursi, moltiplicando così questo popolo d'acqua e di cielo. Uccelli mai veduti, con le ali iridate, si sollevano dallo stagno come sgorgassero dall'acqua e disegnarono sul cielo un meraviglioso arcobaleno, forse un miraggio, così li vede Grazia Deledda con gli occhi di Cosima nel suo romanzo autobiografico. Piume bianche e rosa con fiammate più intense di rosso vivo che si alternano nelle ali, con screzi di piumaggio nero, come nero è il becco, ma solo nella punta. Persino questo è per il resto rosa. Eccoli di spiegare le splendide ali, rosa intenso, i meravigliosi volteggi a filo d'acqua negli stagni di Cabras, nelle lagune di Santa Gilla, di Chia e d'Esacurcurica. Isgenta rubbia, il popolo rosso, è chiamato nell'isola, quasi a significare la nobiltà e la dignità di questo elegante uccello. La strada correva lungo il mare, sopra il mare, in dolci ondulazioni su e giù, verso un lontano promontorio collinoso che si inoltrava in mare. Non c'erano altopiani. Lasciata indietro la valle, eravamo in mezzo alla brughiera, una brughiera selvaggia e desolata, deserta e inabitabile.
che a sinistra saliva dolcemente, a destra finiva dove la terra cadeva bassa a guisa di scogliera sul mare. Non si scorgeva nulla di vivo ora, nemmeno navi sul mare azzurro pallido. La grande volta del cielo era pura e regale, così azzurra con quella squillante luce cerulea. Volteggiava sulla brughiera un grande falco, affioravano rocce, era una terra selvaggia ricoperta di cespugli bruni, esposta al cielo, abbandonata al mare e al sole. È ancora Fresu che ci riporta nel suo peregrinare con i suoi concerti nel sud della Sardegna. Eccomi in una casa di legno, appesa ai rami più forti di due calipti che fanno da sentinella ai pesci che sguazzano nel fluminetto. Sembra di essere in Amazzonia, e invece siamo in Sardegna, ad Allai, 400 anime del Barigado, ai piedi del Monte Grigine. Scriva a Rio Massari, mi dice un gentile signore, dandomi diversi nomi di quel fiume che, partendo dal piano d'Esagiara, a 567 metri, arriva al Tirso. All'Ai è normale svoltare a destra, in pieno centro, perché un cartello turistico giallo indica casa sull'albero, che ormai è patrimonio del luogo e di quella comunità, come potrebbero essere un nuraghe o una chiesa romanico-pisana. Ad All'Ai è normale che il presente possa convivere con il passato senza scontri né domande, perché dall'albero il mondo lo si vede meglio e si scopre che ci può essere un concerto jazz e subito dopo un balluttundu nella piazzetta del paese, balluttundu suggerito dal concerto di jazz, come se le due cose fossero in sintonia totale. Ad All'Ai può succedere che tra il numeroso pubblico che guardi operare i musicisti ci siano anche quattro carabinieri e che Dafer Youssef dica al microfono che lui con i documenti è a posto, e la gente applaude, e applaudono anche i carabinieri che poi ci offrono da bere nella baracca che non è vicina al luogo del concerto, perché il concerto è sacro. E sacro è il luogo che lo ospita, dove il silenzio deve essere religioso. Normale è anche che i vigili urbani vogliano fare la foto con noi e che ci mettano in testa il loro cappello con lo stemma dei quattro mori regione Sardegna, a dire che siamo dei loro. Ad All'Ai succede anche che, andando via dal concerto, tu non riesca a transitare dove ci sono le mescite, perché tutti vogliono offrirti da bere, e che poco prima della piazza ci sia una piccolissima bancarella che vende anelli di legno e monili fatti da una giovane ragazza dai lineamenti delicati. Lei ci segue ormai da giorni e tiene fasciato sul petto un bimbo di 4 mesi che dorme sereno, come fosse normale dormire sereni a mezzanotte tra le barracas di All'Ai dopo un concerto di un sardo, un tunisino e un franco vietnamita, in una casa su un albero dietro un fiume che sembra di essere in Amazzonia. A nord di Mari d'Ermi improvvisamente il paesaggio cambia e dalla spiaggia si innalza senza gradualità un complesso calcareo lungo 2 chilometri e alto in alcuni punti anche 30 metri. Sono le falesie di Sottingiosu, un prodigio geologico sorto tra i 10 e i 20 milioni di anni fa, nido di diverse specie di uccelli marini. Dalla sua sommità si domina il Mar di Sardegna e si gode la vista dell'isola dei Mal di Ventre, circondati dal rigoglio dei cespugli spontanei di rosmarino e di licriso. I due arbusti crescono simbiotici, creando cespugli intrecciati molto fitti, simili a cuscini aromatici, grazie ai quali scegliere questo percorso nelle prime ore del mattino al tramonto regala, oltre alla vista mozzafiato, sensazioni olfattive assolutamente uniche. E adesso ci accomettiamo da Cagliari con le parole di Vittorini. Finalmente. Siamo a bordo e non so cosa è più forte di me. La gioia di essere a bordo o il rimpianto di lasciare Cagliari. Tutta in lumi. Ho l'impressione che un anno e un continente siano passati via dalla prova Terra Nova e una possibilità di vita stia per cadere. Forse di una meravigliosa vita, senza che io abbia tentato di farla mia. Il piroscafo ha ritirato i suoi cavi, la sirena ha fischiato, so dello scatenio dell'ancora verso Pua, e lentamente la piccola folla del molo si distacca, le panchine si ritirano, e un'acqua nera si rovescia tra noi e la terra, allagando. È l'acqua che divide questi due mondi, piroscafo e Cagliari, e allaga in mezzo a essi finché non si saranno proprio persi di vista. Per me comincia un'altra realtà, un'altra maniera. È un'altra gioia di esistere. Da domani un'altra Sardegna. E come compendio finale ci accomiatiamo da queste tre serate, quindi dalla Sardegna, con le parole di un grande per noi figlio della Sardegna, che era Sergio Azzeni, che tra l'altro ha
nei suoi passaggi, qui passavamo nella terra leggeri, però è passato anche per Parma, per poi. Non so definire la parola felicità, ovvero, non so che sia la felicità. Credo di aver sperimentato momenti di gioia intensa, da battermi i pugni sul petto, al sole, alla pioggia o al coperto, urlando, o da credere di camminare sulle nuvole, o da sentire l'anima farsi leggera e vedere e volare alta fino a Dio. E la felicità, così breve, così poca? Se esiste una parola per dire i sentimenti dei sardi nei millenni di isolamento fra nuraghe e bronzetti, forse è felicità. Passavamo sulla terra leggeri come acqua, disse Antonio Sezzu, come acqua che scorre, salta giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia tra i muschi e felci fino alle radici delle sughere e dei mandorli, o scende scivolando sulle pietre per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube dominata dai venti e pioggia benedetta. A parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi rilevanti, eravamo felici. Le piante e le pianure erano fertili, i monti ricchi di pascolo e fonti. Il cibo non mancava, neppure negli anni di carestia. Facevamo un vino colore del sangue, dolce al palato e portatore di sogni allegri. Nel settimo giorno del vento, che piega le querce, incontrare, danzare, coltivare, raccogliere, mungere, intagliare, fondere, uccidere. Morire, cantare, suonare, danzare, era la nostra vita. Eravamo felici, a parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi irrilevanti.